Ciao a tutti, finalmente riesco a registrare questo tutorial. Dico finalmente perché tantissime volte e molti di voi mi avevano richiesto come realizzare un effetto antichizzato sul Fimo. E in questo tutorial vedremo come ho applicato questo effetto, diciamo, su questi portachiavi. Inizio con stendere una sfoglia di pasta abbastanza spessa, prendere la misura del ciondolo che devo realizzare e poi vado ad imprimere una texture sulla pasta. Successivamente vado a tagliarla con la formina che avevo scelto in precedenza. Rifinisco poi i bordi con una lama e con un aggeggio per la modellazione, giusto per ottenere un lavoro più pulito e più omogeneo. I portachiavi che mi sono stati commissionati appunto dovevano avere questo componente con una texture mandala e poi al di sopra appunto della texture doveva comparire un fiore con quattro petali e su ogni petalo ci doveva essere incisa l'iniziale di un nome. Quindi vado a stendere una nuova sfoglia di pasta e con le formine della Kemper vado a tagliare quattro petali e un cerchietto che sarà il centrale del mio fiore. Dopo aver rifinito bene i bordi dei petali vado a posizionarli sul medaglione in modo che siano ben centrati e siano accavallati l'uno sull'altro. Li sistemo per bene e vado ad applicare anche il cerchietto, diciamo, per coprire la punta di tutti e quattro i petali. A questo punto vado a texturizzare un pochino il fiore che ho appena creato, utilizzando un ago e un dotter per creare dei puntini un po' più spessi. Per le iniziali invece vado a riprendere l'ago ed incido tanti puntini molto vicini in modo che si venga a creare appunto questa incisione, questa lettera incisa sul petalo. Dopo aver inciso tutte e quattro le lettere, prendo nuovamente una formina della Kemper, in questo caso è una formina a cuore molto piccola, e vado ad imprimere anche qui questa forma a cuoricino sul petalo per dare un effetto un po' più carino e un po' più curato. Successivamente vado a creare il foro che mi permetterà appunto di agganciare la catena e l'anello per il portachiavi. A questo punto il portachiavi è pronto per essere cotto e vado ad infornarlo per circa 20 minuti ad una temperatura di 120 gradi. Una volta raffreddato possiamo procedere con l'invecchiamento del ciondolo. Come potete vedere in questo caso io utilizzo un color acrilico semplicissimo, color marrone scuro, un pennello per applicare il colore, dello scottex o della carta assorbente per eliminare l'eccesso di colore e delle salviettine umide per ripulire tutto quanto il ciondolo. Una volta aperto il colore, come vedete, io ho mescolato un pochino proprio perché nei colori acrilici in vasetto, soprattutto se sono nuovi, viene a galla, diciamo, l'olio che impedisce al colore di seccarsi, quindi vanno miscelati un pochino all'inizio. Per non sprecare il colore che è rimasto sullo stecchino, vado a prenderlo col pennello per applicarlo sul ciondolo. Inizio quindi a spennellare il colore acrilico su tutto il ciondolo in fimo, facendo bene attenzione che il colore vada ad inserirsi anche negli spazi più piccoli, quindi in tutte le incisioni che ho praticato in precedenza, proprio perché una volta tolto l'eccesso di colore è proprio quello che si è insinuato appunto in tutte le fessure che creerà l'effetto antichizzato.
dopo aver applicato il colore su tutto il ciondolo, vado con un pezzo di Scottex asciutto ad eliminare l'eccesso di colore. Come vedete, vado a strofinare piano piano su tutta la superficie per portare via tutto il colore che diciamo è applicato sulla parte superficiale del fimo. Mi aiuto anche con le unghie per arrivare nei punti un po' più difficili, come per esempio tra un petalo e l'altro, proprio perché devo andare ad eliminare per bene tutto il colore che si è fermato negli interstizi, diciamo. Successivamente passo ad eliminare ancora di più il colore in eccesso con una salviettina umida, proprio perché essendo umida andrà ad eliminare proprio il colore dalla superficie. Infatti, come vedete, ritorna quasi del colore originario il fimo, però comunque lascia il colore nelle fessure che abbiamo impresso con l'ago. Quindi alterno un pochino la salviettina umida allo Scottex, perché comunque poi vado ad asciugare la base in fimo, appunto perché il colore tende a migrare un pochino sulla superficie, come potete vedere nel video. Se mi rendo conto che in alcuni punti il colore è andato via un po' troppo, vado ad applicare nuovamente il colore acrilico e poi con lo stesso procedimento vado ad eliminare l'eccesso. Ecco qui che abbiamo ottenuto un effetto antichizzato. Come vedete, la differenza tra il prima e dopo è veramente molto evidente. A questo punto non mi resta che montare il mio portachiavi. Quindi vado a prendere un anello per portachiavi e un pezzettino di catena abbastanza resistente, e con le pinze vado a applicare appunto il pezzettino di catena al ciondolo. Dopo chiudo l'anellino e vado ad inserire il cerchio appunto del portachiavi, quindi l'anello da portachiavi. Ed ecco qui il risultato. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Al prossimo video, ciao a tutti!